Salve a tutti gente, benvenuti su Valfer Games. Sì ragazzi, proprio così, Valfer Games. Allora ragazzi, gioiamo tutti quanti, tutti insieme. Ora vi voglio tutti che vi alziate, prendiate il vostro monitor e incominciate a ballare col monitor, ragazzi. Stiamo arrivando alla fine del gioco, finalmente. Dopo tante epic fail, what the fuck moment, varie situazioni del genere, ragazzi, e tutti i problemi audio che abbiamo avuto, finalmente eccoci qua, ragazzi. Prima di proseguire oltre, sappiate che dopo uccisi Railroad, ragazzi, è solo questione di avere un faccia a faccia con l'istituto. Quindi, andiamo. Siamo compagnia. Ok. Ammazziamoli tutti. Dove caspita? Ah sì ragazzi, stiamo andando avanti con l'armatura atomica X-01 modificata in stile Hot Rod. Non comprendo dove possano essere questi nemici, ragazzi. Boh. Io proseguo. Diamoci dentro. Bisogno di aiuto! Fuori! No! Cazzo! Sotto controllo. Vi uccideremo se saremo costretti! Bersaglio individuato. Nemico neutralizzato. Gli esplosivi sono pronti, signore. Ehi, cos'è stato? Ehi, rilevo qualcosa. Un'altra vittoria per la confraternita. Qualcosa. Chi va là? Eliminiamoli tutti, gente. Ad Victorian! Non siamo soli. Ora tutti gli occhi aperti. Guai in vista. Occhi aperti. Sam, sto venendo a casa. Fucile sparachiodi, ragazzi. Ed eccoci qua. E solo un momento, ragazzi, non ricordo se c'era un olonastro che dovevamo usare per recuperare Pam. Uccidi Deacon, ma Deacon dov'è? Deacon stranamente non è qui. Controllo meglio, ragazzi. Non me lo ricordo, ragazzi, se c'era forse un olonastro da usare per riprogrammare. Non lo so. Pam,
blocco di sicurezza attivato. Impossibile comunicare. Ma come cavolo lo si fa allora? Vabbè ragazzi. Metto sul sicuro. Abbiamo trovato anche il fucile sparachiodi, ragazzi, il che ovviamente non è male, perché ci permette, visto che era un'arma che cercavamo da un po', tu però hai le munizioni, ecco. E proseguiamo. È leggendario questo qui. Di non fare prigionieri, sparare per uccidere. Eh sì, beh. Ok, ragazzi. Penso che li abbiamo eliminati tutti. Ad Victorian. Ricordatevi questo grido, ragazzi. E ora, se non ricordo male, ragazzi, dobbiamo tornare dalla tizia che ci aveva detto di ucciderli. Uccidi Deacon. E dove si trova Deacon? Qui. Ok, ragazzi, dobbiamo uccidere Deacon, quindi dobbiamo andare abbastanza lontani dal rifugio e ucciderlo. Ok, vediamo. E da questa parte. Siamo con la X01, ragazzi, come potete vedere l'armatura ha pure una faccina sorridente. Ho trovato una seconda rivista di Hot Rod nel luogo più impensabile, non so per quale motivo, forse avendo io il gioco, per quanto craccato, aggiornato all'ultima patch, molte cose a volte si trovano anche in luoghi un po' diversi dalla norma. Ok, vediamo, non siamo lontani, vero? Ah, se la sta facendo a piedi, avete capito ragazzi, stava ritornando al rifugio. Va bene, dai ragazzi. Ora lo eliminiamo strada facendo allora. Quindi niente di male. Vabbè. Come potete notare abbiamo anche 76 nuclei di fusione. Quindi ha voglia di usare l'armatura atomica per tutto il tempo che vogliamo praticamente. Perché mentre il ponte può saltare all'aria noi lo ammazziamo. Che è vicinissimo ragazzi. Deacon, dove sei? Che fai, scappi o ti nascondi? Mi dispiace Deacon. Ok ragazzi, un attimo. Ecco, me lo dovevo aspettare che c'era qualche oggetto interessante. Ok, adesso li dovremmo aver eliminati tutti ragazzi, appunto. Ecco appunto, dobbiamo tornare allora al Pridwen per poter proseguire. Ora ragazzi, l'unica minaccia da eliminare, non pensiate siano i Minutemen, per carità, loro sono praticamente neutrali alla confraternita, ma all'istituto stesso. Ora li eliminiamo ragazzi. Tempo di consegnare questa missione e avvisarli del nostro successo. Pelo di sotto, ok.
Bene, pare che i Railroad non intralceranno più le nostre operazioni in futuro. Ho solo eseguito i tuoi ordini. Hai fatto il tuo dovere, Paladino. Sono un po' deluso dal fatto che non hai recuperato Pam per conto della confraternita. Era un incredibile esempio di tecnologia prebellica e ci sarebbe tornata parecchio utile. A proposito di tecnologia prebellica, il censore Ingram sta apportando gli ultimi ritocchi a Liberty Prime e ha bisogno del tuo aiuto. Congratulazioni per il tuo ennesimo successo, Paladino. Ad victoriam! Abbiamo trovato un olonastro così a cavolo, ragazzi. Ok, ora dovremmo andare, se non mi sbaglio, ragazzi, all'aeroporto per una delle ultime missioni, perché proprio siamo vicini agli sgoccioli finali, ragazzi, per così dire. Il gioco si sta finendo. Vero, è giù che si deve andare? No. Ma allora dov'è? Era dentro, non lo sapevo, ragazzi, scusate. Ah, il piano di sopra, va bene. Vediamo che cosa ci comunicano. Anzi, che non hanno chiesto a noi di assemblare tutto il robot, ragazzi, quindi. Sono costretto a rammentare che qualsiasi contatto sociale non autorizzato con i nativi del Commonwealth è severamente proibito. Sembra tu abbia dovuto. Chiunque venga colto a fraternizzare con la popolazione locale sarà inviato al cavaliere capitano Cade per l'immediata decontaminazione. È tutto. Preferirei non parlarne. Come preferisci, Paladino. E comunque, ci sono delle faccende più urgenti di cui dobbiamo occuparci. Tipo rendere Liberty Prime autosufficiente. Lo abbiamo alimentato attraverso i motori del Pridwen, ma non basta per riavviare il suo reattore a fusione. Per questo voglio che recuperi un agitatore al beriglio. Scommetto che tu sai dove si trova. Certo che lo so. Non mi hanno fatto responsabile della manutenzione per la mia bellezza. Quinlan ha scovato delle informazioni su una società chiamata Mass Fusion. Era compagnia elettrica prima che il mondo finisse sottosopra. Il direttore era una specie di inventore. Aveva creato numerosi giocattoli alimentati a energia nucleare. L'agitatore era il suo fiore all'occhiello. Dai registri risulta che ci stava lavorando nel suo laboratorio ai piani alti nel distretto finanziario. È lì che dobbiamo andare. Spero non ti dispiaccia avere compagnia, perché verrò con te. Vuoi davvero che facciamo i babysitter a questa? Finiresti per farti ammazzare. Beh, con un soldato grande e grosso come te che mi guarda le spalle, non credo di correre questo rischio. Kells ha un Vertibird che ci aspetta per portarci in cima alla torre della Mass Fusion. Prendi l'attrezzatura che ti serve e raggiungimi sul ponte di volo. Ma fa presto! Se l'istituto scopre che l'agitatore si trova lì, faranno di tutto per impedirci di prenderlo. Ok, ragazzi, ora è definitivo, siamo nemici dell'istituto appena saliamo su questo Vertibird. Quindi andiamo. Se trovi documentazione. Grazie alla tua ricognizione all'istituto. Finalmente abbiamo informazioni. Ok, Vertibird è questo qui. Appunto, nemico del libro, vuoi procedere? Sì, sali. Ok, ragazzi, quando arriva la tizia. Hancock si è seduto lì. Che ne so, vuoi salire? Ok, dai. Ricevuto, Scabbard. Autorizzazione concessa per lo sbarco. Meglio reggersi. L'atterraggio potrebbe essere un po' brusco. Non mi abituerò mai a volare su questi affari. Un attimino, ragazzi,
Bottino di guerra, vola alla mass fusion. Ok, potimo ir. Facciamo un'esta passiata, ragazzi, dai. Ora, la mass fusion, ragazzi, se non ricordo male, dovrebbe essere, per l'appunto, vediamo se, quell'edificio lì. Quello che sto mirando io, ragazzi, proprio lì in cima. E dobbiamo trovare questo agitatore alberiglio lì. Ora, appena arriviamo lì, troveremo già da subito i sintetici dell'istituto che ci sparano addosso, quindi... diciamo che come arriviamo sarà prioritario incominciare a sparare all'impazzata col mitragliatore a canne rotanti, che a me non funziona tanto perché purtroppo, ahimè ragazzi, uso un mouse molto vecchio, perché ancora il primo gameplay totale è questo di Fallout 4. Parto con attrezzatura molto basilare, come è giusto che sia agli inizi con qualsiasi cosa, però il mouse fa a volte alcuni falsi contatti. Ok, l'ho appena staccato e ricollegato. E sembra che ora funzioni. Prepararsi ad aprire il fuoco. Cazzo, ci sono sintetici dappertutto. Dobbiamo sfoltirli prima di atterrare. Perché non spari? Ragazzi, per qualche motivo non spara. Ok. Allora, non stava funzionando, scusate, avevo visto male io. Aiaia. Mannaggia sto mouse, ragazzi, credetemi. Mi fa tirare le urla. Così potrà lanciarsi con il paracadute. Ok, vabbè, ma non serve più, ragazzi, perché ora saltiamo giù. Se si ferma. Siamo in posizione. Via, via. Ci vediamo sul tetto, paladino. Per la confraternita. Cessare il fuoco. Fammi sapere se devo portare qualcosa. Ok ragazzi, appena entrati qui, proprio su questa scrivania trova, prendete tutto quello che contiene, sono due oggetti che vi servono per proseguire poi in questo terminale qui, ragazzi. Cliccate sulla prima voce e poi uscite. Controlliamo quel terminale. Fatto, ecco. C'è un sintetico da qualche parte qui. Oh, da qualche parte c'è un sintetico, ragazzi, io lo lascio a sto punto e proseguo. Per proseguire andiamo qui. La tessera che ho usato ora, ragazzi, l'abbiamo trovata nella scrivania. E proseguiamo. Mi sento quasi dentro una botte d'acciaio, ragazzi. Questa armatura dà veramente molta molta difesa. Una difesa che nessun'altra armatura riesce a dare rispetto a questa qui. Ok, sbucato Hancock qui, come se si fosse buttato dal piano di sopra, ed è ancora vivo. Ok ragazzi, ora quello che dobbiamo fare con estrema cautela è sparare un po' di nemici che compariranno all'improvviso, ragazzi. Un'imboscata di sintetici! Fuoco! Sicure in posizione! Vista,
cos'è stato? Riecco il bersaglio! Ragazzi, ci stanno mandando contro solo i Gen 2. Ma nessun soldato sintetico, quelli che hanno il casco e l'armatura, quindi... come se proprio potessero fare chissà che. Eh sì, lo sappiamo che hanno tolto la corrente agli ascensori. Non c'è bisogno che ti agiti così. Mamma mia. Ok ragazzi, aspettiamo un momento. Ok, che ha trovato Hancock? Ah, una carabina da combattimento versione fucile di precisione. Abbatteteli! Ok, anche i Gen 1 ci stanno mandando contro. Ragazzi, qui su proprio dove c'è questo divano, sulla testa della statua trovate la bambolina forza, che aumenta in maniera permanente di 1 la vostra forza. Ok ragazzi, allora noi teoricamente dovremmo arrivare giù, quindi... Madonna santa ragazzi, ce la stiamo vedendo brutta. Eravamo già senza vita ragazzi per colpa delle torrette che fanno malissimo. Almeno avessero l'armatura pesante. Valutazione, devi morire. Oh, mi lasciano sempre tutti solo robaccia di cuoio, ragazzi. Niente di proprio utile, che peccato. E dov'è il nemico che mi sparava? C'era un nemico che mi sparava. Ok, e mi curo di nuovo ragazzi, scusate. Come vedete ragazzi, già ci siamo beccati parecchi colpi addosso e l'armatura ancora è completamente integra, come potete vedere a sinistra. Un momento che anche il monitor mi prende in giro. Ok. E possiamo proseguire ragazzi per prendere questo agitatore alberiglio. Ascensore Ingram, ma dov'è? Ah, è comparsa dal nulla. Allora ci sarà anche Hancock da qualche parte? No, Hancock non c'è. Forse lo troviamo già dove dobbiamo andare noi, ragazzi. Queste le magie della Bethesda. Ecco appunto, era già lì. Ok ragazzi, qui appena scendete con massima cautela troverete questo terminale. Lo craccate, che vi consiglio di farlo per evitarvi problemi dopo. Ok, vediamo. E dai. Che miseria. Sentito qualcosa? Solo un momento, ragazzi, Io. Ai ai. Vi servirà per evitare, ragazzi, di avere problemi dopo che prendete questo agitatore alberio. Oh, ecco. Perché ci sono comandi a Saltron, li attiviamo. Senza uscire dal terminale li disabilitiamo. E li possiamo distruggere prima che poi si riattivino dopo. Ok. E dopodiché, comandi della torretta, la attiviamo. No. Attiva. Scusate ragazzi, mi devo essere rimbecillito io, ok.
e la facciamo saltare in aria. Siamo a posto, ragazzi. Il resto era per aprire e chiudere la porta, ma lasciatela stare che è meglio. Una volta arrivati qui dentro, ragazzi, proprio da questa parte c'è una cassa dei bottini qui. E al piano di sotto, da questa parte, troviamo un pochino di cose utili, di cui una cassaforte ardua. Vediamo se riusciamo ad aprirla. Vabbè, ragazzi, sarò sincero, a me non interessa la cassaforte, perché tanto siamo proprio alla fine del gioco. Abbiamo munizioni e tutto, per di più questa armatura atomica. Comunque, arrivati qui, ragazzi, premete il pulsante e attendete per poter entrare e prendere questo agitatore. Che non serve assolutamente a niente questa sequenza di decontaminazione, ragazzi, ve lo posso garantire. Ok, eccoci, dobbiamo arrivare là in cima. L'agitatore al beriglio dovrebbe trovarsi in uno scompartimento in cima al reattore. Premiamo il pulsante e aspettiamo che qui si apra. Ok, preso. Ora, ragazzi, prima di andarcene, aspettiamo, se no la porta poi non si apre. Dobbiamo eliminare queste torrette. Ok. E ora ce ne possiamo tranquillamente andare. Come vedete, non stiamo subendo chissà quanti danni da radioattività grazie a questa specifica armatura. Con le altre forse ne avremmo ricevuto un po' di più. Con questa invece un po' di meno. Mi bevo un succo di frutta Radway. Ok. E aspettiamo che si apra la porta. Ora ci comparirà, ragazzi, da qualche parte altre torrette, un robot sentinella a sbarrarci la strada, ma noi con estrema facilità ora li eliminiamo. Robot sentinella è proprio lì. L'abbiamo eliminato rapidamente, ragazzi, non è servito chissà cosa. Ce n'era pure un altro, ma era già distrutto di suo. Qua che cosa c'è? Niente di importante. Ah, ecco, c'è un Protectron, ragazzi, quello che avevamo visto prima chiuso nel suo box quando vi ho fatto vedere la cassaforte. Ora, salendo di qua, troveremo un altro Protectron, ragazzi, e una torretta. Voi, ovviamente, distruggeteli. Ok, e possiamo andare, ragazzi. Un momento, mi curo. E saliamo. L'istituto deve aver mandato i rinforzi. Io li terrò a bada. Tu pensa a portare fuori da qui l'agitatore. Invece, ragazzi, io vi consiglio, soprattutto se poi voi volete prendere munizioni e altro che vi possono lasciare, di aiutarli, anche se è facoltativo. Quindi, in maniera del tutto facoltativa, io li faccio saltare all'aria. E siamo pure saliti di livello, ragazzi, aspettate un momento. Ok, ragazzi, e ora ce ne andiamo. Ok, ragazzi, una volta all'esterno dobbiamo andare esattamente, torno all'aeroporto di Boston. Ok, torniamo all'aeroporto proprio qui.
un momento mi posiziono sulla mia postazione, ora che ho anche la sedia cambiata, perché quella di prima era un po' vecchiotta e si era rotta. Mannaggia lei. Ok, e consegniamo questo agitatore al berillo, ragazzi. Sembrerebbe quasi l'ingrediente di un cocktail. Hai un momento, censore Ingram. Sono felice di vedere che stai bene. Vuoi dire che sei felice di vedere l'agitatore al berillo tutto intero? Diciamo che sono felice di vedere che state entrambi bene, ok? Ma basta parlare ora. Ci attende parecchio lavoro. Eh sì. Siamo. Ok. È il momento della verità. Abbiamo preinserito le coordinate di battaglia di Liberty Prime nel suo processore di navigazione. Non appena sarà alimentato autonomamente, si dirigerà verso l'istituto. L'anziano Maxon vuole che tu lo segua e che ti assicuri che arrivi al CIT tutto d'un pezzo. Ho controllato ogni singolo cavo e bullone. Non ci resta che inserire l'agitatore, avviare il reattore di Prime e incrociare le dita. Hai fatto anche il pieno e controllato la pressione delle gomme. Sei un tipo divertente, te l'ha mai detto nessuno? Ho parlato con l'anziano Maxon e abbiamo pensato che spetti a te l'onore di avviare Liberty Prime. Inserisci l'agitatore al berillo nello scompartimento del reattore. Torna qui e premi il pulsante per avviare il trasferimento. Buona fortuna, Paladino. Ad victoriam. Ad victoriam, amici. Siamo alla fine. Ora, ragazzi, si decide il destino dell'istituto per mano nostra. Nostro figlio è quello che ha fatto. L'istituto è quello che hanno fatto. Avrà tutto fine, dall'inizio all'ultimo di loro, dal primo all'ultimo di loro, scusate, mi stavo impappinando. Avranno fine. Montato questo, potemo ire. Nucleo di fusione. Riavviato. Analisi completa sistemi Liberty Prime. Ok ragazzi, io per sicurezza salvo. Ragazzi, so che questo video sarà un po' lungo, ma oramai che ci siamo, ce la possiamo fare, dai. Manca poco oramai. Non ha senso stoppare per far vedere un video di poi 10 minuti. Probabilità di una vittoria cinese. Nessuna. Confraternita, saluto. Ok ragazzi, proprio come avveniva su Fallout 3, perché lì in un modo o nell'altro su Fallout 3 era solo ed esclusivamente la confraternita d'acciaio che dovevate seguire a fine gioco, seguiamo anche noi come facevamo lì il Liberty Prime, e non siamo soli a seguirlo ora. Partiamo che siamo solo noi ragazzi, ma ora compariranno anche gli altri. E strada facendo affronteremo non solo Predoni e altro che erano per i fatti loro, ragazzi, e si sono trovati i robot ad andargli addosso, ma anche i sintetici dell'istituto che vogliono provare a sbarrarci la strada, almeno provare, ma non so quanto possano riuscire in effetti a fare qualcosa, perché ragazzi, Liberty Prime, cavolo, cioè, vedete quanto è grande, cosa vogliono provare a fermare? Potevamo anche scegliere, ragazzi, un momento mi stoppo, la rinforzare i ranghi, chiedere aiuto ai Minutemen per aiutare la confraternita d'acciaio. Io non vi consiglio propriamente tanto di farlo, per il semplice fatto che i Minutemen fraintendono facilmente, quindi poi vi potreste trovare a essere stati buttati fuori dai Minutemen. C'è una retorica possibilità che accada, quindi non vi consiglio di avvisarli. E proseguiamo, vediamo se troviamo nemici, ragazzi. Facendo attenzione di non finire noi sotto i suoi piedi, ragazzi, perché solamente camminando farà danno. Ok, come combatte Liberty Prime, ragazzi? Così. Hai sentito anche tu? Dovevi scappare. E poi spara anche laser dagli occhi, ragazzi. Sì, Liberty Prime, andiamo. Ecco, bravo. C'era un sintetico leggendario qua a cabana, ragazzi, ma... Ho a giovalo ora. Boh,
provalo per davvero. Quindi proseguiamo. Tanto siamo alla fine del gioco, quindi che ce ne frega, ragazzi. Ma che ce ne frega. Ingaggio l'invasore cinese. Che bella esplosione. Ok. Valutazione operativa. Rilevato ostacolo. Ah ragazzi, proprio lui così cammina, occhi incenerisce. Compromesso. Probabilità di sì, ostacoli alla missione. Un guantone da box. 32%. Avvio nuova strategia. Attivazione dei protocolli di movimento acquatico. Io non posso andare in acqua con l'armatura atomica. Liberty Prime, porca miseria. Vabbè ragazzi, lui ora camminerà in acqua. Ah no, vabbè ragazzi, teoricamente lo possiamo fare anche noi, quindi qualche minuto di pazienza, così ce lo dobbiamo passare a seguirlo fino all'altra sponda. Sott'acqua purtroppo ragazzi, se abbiamo l'armatura atomica possiamo respirare, ma non possiamo correre, possiamo solo camminare a passi lenti. E pazienza ragazzi, andiamo sempre dritto per dritto, come diceva un saggio Maccio Capatonda un po' di anni fa. Dritto per dritto a sto muro e arriviamo, perché sennò dobbiamo, ci mettiamo il doppio del tempo a fare il giro ragazzi, molto più di quanto ci mettiamo a camminare sott'acqua con l'armatura. Perciò io ve lo consiglio, se anche voi arrivati qui dovete scegliere, andate sott'acqua e seguitelo a piedi. Anche perché non manca molto, stiamo arrivando. Ok, come potete vedere incomincia tutto a essere in salita ragazzi, quindi stiamo per uscire dall'acqua e Liberty Prime è proprio vicino. Anche se non si riesce a vedere molto, anche con la luce accesa. In terza persona non si distingue molto bene l'armatura. O perlomeno si vede tutto sfocato, vediamo laser dappertutto ragazzi, c'è l'inferno, la guerra proprio. Ok dai, che stiamo uscendo, forza. Ed eccoci qua ragazzi. E c'è almeno una scala per noi proprio, sembrava fatta apposta. Ok, e qui ci sono i membri della confraternita d'acciaio ragazzi. Andiamo. Mi rimpiango ragazzi solamente di non essermi portato appresso il coso, il laser gatling. Ma quello funziona, non usa munizioni ragazzi, come munizioni vere e proprie utilizza i nuclei di fusione. Non avrebbe avuto senso portarlo se poi non potevamo usare più l'armatura atomica, perché i nuclei di fusione li scaricavamo come niente. Ok ragazzi, non dovremmo essere proprio lontani dal CIT, appunto. Quanto faceva la strada? Così, dritta dritta ragazzi. E siamo arrivati. Subroutine patriottiche attivate. Che subroutine patriottica, perché avete gli americani hanno il dovere di onorare i caduti. Questo perché hai visto il pinnacolo dei caduti? Sì ragazzi, per chi di voi non lo sa, in America, a Boston, c'è per davvero questo pinnacolo, come c'è anche a Washington DC, e sono i pinnacoli e i caduti. Per chi di voi non lo sa ragazzi, andate su Wikipedia e lo vedete che cosa significa pinnacolo del caduto. Sappiate solo che una cosa simbolica per i caduti in guerra, una cosa del genere. Per questo Liberty Prime si era fermato e aveva fatto il saluto militare al pinnacolo. Sono comparsi per morire. Oh, Liberty Prime, ma non devi attaccare noi. Scusate ragazzi. Ok, dai. Incock mi fa sempre scompisciare dal ridere vestito in quel modo.
ricompensa del valore è la gloria. Ok ragazzi, non manca molto, siamo molto molto vicini. Solo che purtroppo Liberty Prime, ragazzi, non può correre. Siamo già a 40 minuti di video, ragazzi. Oramai stiamo finendo, arrivati all'istituto è cosa di poco. Oh cazzo, ragazzi, c'è un Behemoth. Ma da dove esce fuori il super mutante Behemoth? Ok, lo ha eliminato subito, ragazzi, tirandogli una di queste bombe atomiche dritta in faccia. Qui c'era un Vertibird che non so se era della confraternita, è saltata all'aria. Attenzione a dove metti i piedi, potresti diventare comune. Ma proprio del super mutante Behemoth, ragazzi, non è rimasto niente. Manco la cenere. Cosa abbattetelo, scusate? Ah, ragazzi, il Behemoth che vuole provare a fare qualcosa. E che cavolo è? L'ho afferrato, ragazzi. E l'ho ucciso così. L'ho afferrato per la testa, ragazzi. E l'ha eliminato come niente. Anche perché lui è anche più grande e più forte, quindi. E io mi sono accertato che non si rialzasse. Sapete com'è, ragazzi? Mamma mia, di distruzione. Ah, i predoni, ragazzi, che provano a fare non ho capito cosa. Avvicinarti ad attaccarlo col macete non ha tanto senso, però vabbè, contenti loro, ragazzi, contenti tutti. Gli ha calpestato, poveretto, l'ha fatto a pezzi. Capienza munizioni illimitata, ragazzi. Non la comprendo molto appieno questa cosa. Voglio vedere un attimo questo fucile. Scusate, una curiosità mia. Non ho capito, io sparo e ha le munizioni infinite? Ci provo un attimo, ragazzi, è solo una prova. No, allora perché capienza munizioni infinite se tanto, boh. Di norma tutte le armi hanno proprio di base, ragazzi, una capienza munizioni infinite, boh. Forse che non deve mai ricaricare, voleva dire quello, forse. Mi ero confuso io, allora. Accesso al database dizionario. Voce comunismo. Forma di governo in cui lo Stato controlla ogni cosa e la gente non ha libertà. Va bene. In effetti non è che abbia del tutto ragione per quanto ne posso sapere io, ragazzi, ma forse sono ignorante io in materia, quindi. L'importante è sempre della gente per la gente, tutti hanno tutto e tutti decidono tutto, quindi non c'è mai uno solo che decide per tutti. Ok, dai amico, forse che manca poco. E no, ovviamente. Infatti della gente per la gente già sarebbe democrazia, però vabbè. Ah, ragazzi, qui c'è l'inferno più assoluto, laser da tutte le parti, esplosioni, i sintetici. Se non mi sbaglio qui, ragazzi, dovremmo trovare anche l'anziano Maxon che combatte. Sì, infatti, eccolo. E lui ha un'arma unica che usa in battaglia, ovvero un laser Gatling che è molto più veloce del normale. Ok. Raggiunto. Difendi Liberty Prime. Ma Liberty Prime si difende da solo, ragazzi, tant'è resistente.
le difese. Ah, stai cercando un'entrata. Soldato, continua a tenere quei sintetici lontano da Prime. Pensavo di avere granate, scusate ragazzi. Ok ragazzi, massima attenzione qui. Ok, dovrebbe aver fatto un buco Liberty Prime, ragazzi. E ci tira magari la bomba. Ok ragazzi, entriamo nell'istituto. Buttandovi dentro il buco che Liberty Prime ha appena fatto nel suolo, quindi voi entrate. E adesso ragazzi, gli ultimi minuti, non durerà proprio tanto. Eccoci qui, per eliminare e distruggere completamente l'istituto e con esso nostro figlio ragazzi, perché pure il nostro personaggio comunque si stenta a riconoscerlo come figlio. La missione procede come previsto, Paladino. Ben fatto, il reattore è il nostro prossimo obiettivo. Ti ordino di distruggere qualunque cosa tenti di ostacolarci, umani o macchine che siano. Una volta raggiunto il bersaglio, ti servirà questa. È una carica nucleare a impulsi. Piazzala sul reattore e sarà possibile farla esplodere da una distanza di sicurezza. Sarà più che sufficiente per distruggere completamente l'istituto. Ingram, tu resterai qui e ci teletrasporterai fuori non appena avremo finito. Metti in funzione quell'affare. Ok ragazzi, andiamo. Ad Victoriam, Paladino. Ad Victoria a tutti. Ok ragazzi, proseguiamo. Allora, qui troveremo molti sintetici, torrette e cose ragazzi. È tipo un'entrata secondaria abbandonata da anni dell'istituto. Ok ragazzi, siamo pure saliti di livello, meglio ancora. E io penso ragazzi che a questo punto aumento ancora un po' comando, per il semplice fatto che ecco, siamo arrivati ad aumentare il danno dell'arma parecchio. E proseguiamo. Oh, medicine. Ok, le prendo e vado avanti. Qui ho voglia di sparare ancora, ragazzi. Ho fatto saltare la robot sentinella, ragazzi, solamente per avere un danno ad aria. Prendi tutto quello che puoi. Ok, e proseguiamo di qua. Nucleo di fusione, ragazzi, siamo vicinissimi.
Bioscienze, ragazzi, se vi ricordate dove avevamo visto i gorilla, quei finti gorilla che poi non erano tanto finti, sono stati ricreati da zero praticamente. E io uccido tutto e tutti. Ecco ragazzi, ora qui libereranno magari i gorilla, quindi ci troveremo ad affrontarli, non sarà facile. Io prendo la loro carne, carne di gorilla sintetico, ragazzi. Perché teoricamente può servire per costruire alcune cose che dovrei provare, dei test dovrei fare. Guarda che diventa ferale. Dove sei? Non ce ne sono più, quindi dove sei, che cosa? E andiamo, ragazzi. Abbiamo fatto fuori i primi scienziati e le prime vere guardie, ragazzi. Ora qui è un massacro con i predatori magari, quindi vabbè, ci pensano loro a questo punto. Ragazzi, non abbiate pietà di nessuno qui, mi raccomando. Ma dov'è? Boh, mi segnala che c'era qualcuno. Distruggeremo questo posto. L'istituto la pagherà caro. Do un'occhiata un po' dappertutto, gente, perché raggiungerlo. Il blocco di sicurezza può essere aggirato solo dal terminale del direttore. Dovrai accedere ai suoi alloggi. Ok ragazzi, quindi andiamo qui dall'ascensore. Ah, era già aperto, scusate. E andiamo. Aspettiamo che cali l'ascensore. Ogni tanto c'è il mouse che mi dà un po' di problemi. Ok, avevamo 3000 e passa di munizioni, ragazzi. Ora ne abbiamo 877 rimaste di questo fuciletto qua, le calibro 45. Ma tanto stiamo finendo il gioco, quindi ragazzi, chi se ne frega, dai, che siamo arrivati, gioite. Terminale del direttore, quindi di sopra. Qui ragazzi c'è il nostro figlio, io proprio non voglio neanche parlarci. Sei qui per vedere. Anzi, ci parlo, va. Il reattore, vero? L'abbiamo ultimato senza di te. Mi spiace che sia finita così, Sean. Ti dispiace? Non puoi dirlo se sei qui per completare il lavoro. Non ti basta che io sia qui in punto di morte? Ora cosa hai intenzione di fare? Vuoi distruggere tutto? Dimmi allora, con quale virtuoso pretesto giustifichi questa atrocità? È per un bene superiore. Il Commonwealth merita di scegliere il proprio destino. Risparmiami. Hai vissuto lassù. Sai bene quanto me che sono condannati. Beh,
Non ha più importanza, immagino. Riuscirai nel tuo intento e rovinerai l'unica speranza per il futuro dell'umanità. L'unica domanda in sospeso, quindi, è perché sei qui? Per rimorso o soltanto per soddisfazione personale? Sean, io speravo di poter fare qualcosa di più per te. Volevo salvarti. Questa non è una favola, padre. Non puoi salvarmi. Sto morendo. E tu distruggerai tutto ciò che ho amato. Dovrai vivere con questo rimorso. Ora, se vuoi scusarmi, vorrei trascorrere da solo i miei ultimi momenti. Va. Fa ciò che devi. Ma spero che un giorno capirai cos'è andato perso qui. Assolutamente niente, pertanto avreste pensato solo a voi stessi, quindi non al mondo intero. Comunque ragazzi, terminale. Attiva protocollo di evacuazione. Bypass e blocco di sicurezza. Ci sono selettore di disattivazione sintetici. Sono lieta di annunciarti che sono arrivati i rinforzi. Ma quali rinforzi? Ok ragazzi, andiamo al reattore mentre la confraternita ammazza e uccide tutto e tutti da tutte le parti. Ok, sistemi avanzati, solido torace da sintetico, però quello pesante non c'è mai. Vabbè, scusate un attimo, eh. Cos'è stato? No, vabbè, errore mio, ragazzi. Individuato. Andiamo. Neanche a perdere altro tempo, ragazzi, quindi... Ok ragazzi, stiamo proprio finendo tutti gli effetti. Agiremo in modo rapido e preciso. Va bene. Ora dobbiamo solamente, ragazzi, arrivare alla fine di tutto questo scantinato, trovare il reattore e metterci quell'aggeggio tecnologico che ci ha dato l'anziano Maxon per farlo saltare in aria. Quindi questione di poco ancora, ragazzi. Allarme intruso! Ok ragazzi, un attimo faccio attenzione perché non mi ricordo se c'era una... ecco, da qualche parte poi qualcuno armato di lanciarazzi. Tu. Ecco, per l'appunto ragazzi, c'era uno di questi strani sintetici con l'armatura nera, armato di lanciarazzi. Un attimo, voglio vedere che cosa ci lascia. Password del terminale del reattore, ragazzi, quindi ci semplifica la vita. E apriamo il reattore. Abbandonare questo posto al suo destino. Sensore Ingram, mi ricevi?
Missione compiuta. Portaci via da qui immediatamente. Ok ragazzi, ora stiamo scappando. Ecco. A tutto il personale. Qui abbiamo finito. Sensore Ingram, attiva il teletrasporto. Spiacente, anziano. Lo farei, ma... Beh, ti prego, papà, non lasciarmi qui. Voglio venire con te. Bene ragazzi, per chi di voi non lo sa, questo piccolo Sean versione 2.0 non è un robot. Lo può crescere, può mangiare, può bere, può dormire e invecchiare, quindi non è un robot, ve lo posso assicurare. Qui la cosa migliore da fare è portarlo con voi. Dice che c'eri tu a salvarmi. Per saperlo ragazzi, perché lui, quando voi lo incontrerete a fine gioco fuori da questo luogo, vi darà un olonastro. Voi ascoltatelo, io non vi voglio togliere questa sorpresa. Ok Ingram, attivazione. Sembra tutto a posto, i sistemi sono caldi e pronti a fare la loro parte. Certo, andiamocene da qui. Subito Paladino, manderò te e l'anziano Maxon direttamente al luogo della detonazione. Farò in modo che il bambino abbia dei vestiti e raggiunga l'aeroporto incolume. Dopo l'esplosione del reattore, di questo posto resterà solo un mucchio di macerie fumanti. Chissà che spettacolo. Pare che qui il tuo lavoro sia finito, Paladino. Ok, ragazzi. Andiamocene. Andiamo. Sì, ci fai saltare? Il sensore Ingram mi ha assicurato che saremo fuori dal raggio dell'esplosione. Premi quel pulsante. E non solo sconfiggerai il nostro nemico, ma riporterai ordine e decoro nel Commonwealth. È il momento, Paladino. L'istituto e i suoi abomini sintetici devono essere spazzati. Un attimo. Ok, ragazzi, scusate, oramai stiamo finendo. Sento passare sopra di me. Il calore, la forza, le radiazioni, la paura. Abbiamo finito tutto, ragazzi. La fine del mondo, ancora una volta. Chiudo gli occhi, penso alla mia vita prima di questo, prima delle bombe. Tutto può cambiare in un istante e il futuro che hai pianificato muta, che tu sia pronto o no. Prima o poi succede a tutti. Questo non era il mondo che volevo, ma è quello in cui mi sono ritrovato. Il Commonwealth, la mia casa, fatta a pezzi e rimessa insieme. Pensavo, speravo che avrei trovato la mia famiglia, ingannato il destino, sistemato le cose, come una volta. Ma ora lo so. So che non si torna indietro, che il mondo è cambiato, che la strada da percorrere sarà dura. Stavolta sono pronto. Perché so che la guerra non cambia mai. Ebbene ragazzi, così finisce Fallout 4. Vi prego di scusarmi per prima, purtroppo ragazzi, come dire, tutto in tempo reale le mie registrazioni, mio fratello sa bene che quando io sto registrando non mi deve disturbare e mi disturba apposta. Comunque, signore, parliamo. Hai fatto un ottimo lavoro, Paladino. Senza la tua incrollabile lealtà alla nostra causa, questa vittoria non sarebbe mai stata possibile.
Per il Commonwealth. L'ho fatto per la gente del Commonwealth. Ora sei davvero uno di noi, fratello. L'istituto è stato cancellato per sempre dal nostro mondo. È tempo di chiudere questo capitolo del Commonwealth e scriverne uno nuovo. Credo che abbiamo fatto abbastanza per il Commonwealth. Al contrario. Questa vittoria non è che l'inizio. La strada è ancora lunga se vogliamo garantire la sicurezza del Commonwealth e dei suoi abitanti. Ma questo non è né il luogo né il momento per discuterne. Torna sul Pridwen, dopodiché decideremo il da farsi. Ok ragazzi, da qui in poi incominciano tutte missioni secondarie autogenerate all'infinito. Io sono pure salito di livello. Tutte missioni secondarie, vi stavo dicendo, autogenerate, che si generano da sole, quindi niente di importante per continuare. Ragazzi, dopo questo io vi avviso, per farmi perdonare l'ultimo video, ragazzi, nel quale vi farò vedere un piccolo regalo. Va bene ragazzi, alla prossima!